Buongiorno e benvenuti su Tours in Peschiera. Questa mattina siamo sulla spiaggia, sul Lido Cappuccini, che si trova appena dopo il lungolago Mazzini. Perché? Perché è passata la Pasqua, è passata la Pasquetta, abbiamo avuto migliaia e migliaia di turisti sul lago di Garda e ormai si sta per aprire la stagione anche balneare, quindi sta arrivando bel tempo, le temperature si alzano e tutte le spiagge di Peschiera, come ogni anno, saranno chiaramente meta turistica. Perché? Perché la balneazione sul lago di Garda, a Peschiera come anche negli altri paesi, è sicuramente un valore aggiunto. Fare il bagno nel lago di Garda vuol dire fare il bagno nel lago più pulito d'Italia. Tra i grandi laghi italiani, il lago di Garda è il lago più pulito. La qualità delle acque è eccellente, come è certificato ogni anno dalle indagini che vengono fatte appunto per verificare la qualità delle acque. E a Peschiera c'è un valore aggiunto, ovvero qua abbiamo chilometri di spiaggia attrezzate con attività, bar, pedalò, noleggio dei SUP, insomma c'è tutto quello che è l'attività e i servizi dedicati al turista. Però c'è anche la parte storica che a volte non ci si fa caso. Però per esempio siamo al Lido Cappuccini, proprio davanti a me c'era il forte Cappuccini, uno dei forti austriaci che proteggeva la fortezza di Peschiera, e si fa il bagno proprio dove c'è le basi di questo forte. Oppure camminando poche centinaia di metri ci si trova nella località Vecchio Mulino, un'altra zona balneare. Vecchio Mulino perché lì c'era un mulino che riceveva l'acqua dall'affluente del laghetto del Frassino, che è un laghetto di origine come il lago di Garda, una zona SIC ZPS, cioè zona protezione speciale. Quindi anche questo è un qualcosa veramente di particolare. E andando avanti, dopo la località Vecchio Mulino, ci si trova in località Fornaci, altra zona balneare dove c'è la Bau Beach. Ma fornaci perché? Perché proprio lì c'erano le fornaci che cuocevano i mattoni che sono stati usati nel 500 per costruire la fortezza. Quindi capite che la particolarità di Peschiera è che, oltre ad essere una zona turistica, e lo è, ha una recettività veramente importante, ha anche questa parte storica da offrire. Quindi oltre a divertirsi, prendere il sole e stare in spiaggia, potete veramente, anche volendo, avere la storia portata di mano. Quindi sono tutti quei valori che come canale e come pagina di promozione turistica cerchiamo di passarvi, affinché la vostra permanenza a Peschiera possa anche essere un motivo in più per aggiungere cultura alla vostra esperienza e bagaglio personale. Quindi con questo piccolo clip di oggi vi salutiamo. Potete vedere in questo momento anche un passaggio della zona che abbiamo appena detto poco fa, quindi la zona dei Cappuccini e della località Fornaci. Questo è litorale lungo chilometri di spiagge, tutte quante a disposizione, pronte per la stagione estiva che ci auguriamo finalmente quest'anno possa cominciare alla grande e terminare nello stesso modo. Con questo vi saluto e come sempre viva Peschiera e viva il Lago di Garda!